Pace e bene a tutti, bentrovati anche oggi con il nostro appuntamento. È il 21 gennaio e noi ricordiamo Santa Agnese di Roma, Vergine e Martire. Ascoltiamo. Agnese nacque nel III secolo a Roma, da genitori cristiani appartenenti ad una illustre famiglia patrizia. La parola Agnese deriva dall'aggettivo greco agnos, cioè pura, casta, e probabilmente è una parola che venne utilizzata per evidenziare le qualità della ragazza. Da giovane consacrò la sua verginità al Signore. Giunta all'età di 12 anni, molti furono i pretendenti che la chiesero in sposa per la sua bellezza e per le sue ricchezze. Ella si rifiutava, dicendo che ad un altro uomo più ricco e più forte aveva dato il suo cuore. Questi suoi rifiuti insospettirono. Fu denunciata, venne esposta nuda al circo Agonale, nei pressi dell'attuale piazza Navona. Un uomo che cercò di avvicinarla cadde morto prima di poterla sfiorare e altrettanto miracolosamente risorse per intercessione della santa. Il giudice, invaghito di lei, cercò di dissuaderla in ogni modo per farle rinunciare alla fede in Cristo, ma Agnese perseverò. Allora venne condotta in un luogo di prostituzione dove venne esposta nuda. Condannata a morte per la sua forte fede ed il suo innato pudore all'età di 13 anni, venne gettata prima nel fuoco che si estinse per le sue preghiere e poi trafitta con un colpo di spada alla gola, nel modo in cui si uccidevano gli agnellini. Per questo nell'iconografia è raffigurata spesso con una pecorella o un agnello, simboli del candore e del sacrificio. La data della sua morte non è certa, ma il martirio risalirebbe al 21 gennaio. Il suo corpo fu sepolto vicino a Roma, sulla via Nomentana. Il cranio della Santa Martire venne poi traslato da Papa Leone XIII nella chiesa sorta presumibilmente dove, un tempo, Agnese venne esposta nel postribolo, la chiesa di Sant'Agnese in Agone. Sant'Agnese faceva parte di quelli che noi chiamiamo i patrizi, era la classe nobile della società romana e quindi non era solamente ricca, era anche molto 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 bella. E proprio questa bellezza fu forse la causa della sua persecuzione, perché lei non voleva sposarsi, ma proprio il contrasto tra questa sua bellezza e il suo rifiuto a ogni tipo di matrimonio e di relazione, ecco, fece capire e sospettare che fosse cristiana. E questa bellezza diviene quasi un frutto proibito, quello che non puoi toccare, e sarà proprio la bellezza ad essere la più osteggiata, proprio il suo pudore, il suo candore ad essere cercato di rendere sporco, senza ovviamente riuscirci. Questo mi fa pensare a tutte le persone che hanno il talento della bellezza, io lo chiamo così, perché la bellezza è un dono di Dio ed è un talento, soprattutto alle donne che sono a volte spronate e quasi solleticate a dover fare della propria bellezza qualcosa di mercato, che possa, ecco, soddisfare le creature piuttosto che rendere testimonianza al Creatore, che è bello. Allora che Sant'Agnese possa intercedere veramente per tutte quelle donne in particolare, e la cui bellezza può essere anche causa di peccato per sé e per gli altri, ma invece la bellezza, ecco, interceda Sant'Agnese per questo, di ogni creatura sia donata al Creatore e sia specchio del Creatore. Anche Padre Pio invitava sempre al pudore, non era raro che a volte fosse anche abbastanza duro e deciso con delle sue figlie spirituali, ma lui invitava sempre, per esempio, a vestirsi come piace agli angeli, come piace al Creatore e non come piace al gusto e alla moda, perché anche Padre Pio diceva questo, che la moda, quella che allontana da Dio, è veramente una fonte di pericolo. Allora ci inginocchiamo ai piedi del Signore e invochiamo la protezione di Sant'Agnese proprio per queste circostanze. Sant'Agnese, prega per noi.